Te con sé, Nuvola Rossa e Toro Seduto furono tre grandissimi capi indiani. Caratterizzarono la loro vita con un ampio uso di diplomazia, coraggio e carisma. Molti capi indiani saggi e coraggiosi crearono per sé, e ottennero, rispetto e celebrità tra la fine del XVIII e l'inizio del XIX secolo. Soltanto qualcuno di essi, comunque, aveva capacità diplomatiche e carisma necessari per andare oltre la guida delle loro stesse bande e tribù, per arrivare a formare e condurre alleanze tra tribù diverse. Tecumseh per gli Shawnee, Nuvola Rossa per gli Oglala Sioux e Toro Seduto per gli Unkpapa Sioux, ognuno di loro aveva i numeri giusti per diventare leggenda. Nato intorno al 1768 nei pressi dell'attuale Springfield, in Ohio, Tecumseh sviluppò una precoce avversione per la progressiva invasione dei territori indiani da parte dell'uomo bianco. All'età di 6 anni, dopo che gli invasori della Virginia avevano ucciso suo padre, la madre si rivolse a lui facendogli giurare di vendicarsi e odiare con tutte le sue forze l'invasore bianco. Tecumseh vide George Rogers Clark insieme a circa 1000 uomini sconfiggere il suo popolo e incendiare la sua città. Pieno di amarezza, egli giurò vendetta ai lunghi coltelli. All'inizio del 1790, un gruppo di bianchi discesero il fiume Ohio, si diressero a nord e si stabilirono sui territori di caccia Shawnee. Tecumseh guidò la ricognizione agli insediamenti dei bianchi, e sconfisse 2 armate giunte per sottomettere gli indiani. I funzionari dell'amministrazione di George Washington temevano si potesse creare una grande e potente alleanza fra le tribù, così il presidente incaricò il generale maggiore Anthony Wayne di sottomettere gli indiani. Durante la battaglia di Fallen Timbers, Tecumseh esercitò una grande forza di coesione tra gli indiani, bloccando parecchie volte la ritirata e incoraggiandoli a rimanere e combattere, ma egli non poteva prevedere la clamorosa sconfitta. E nemmeno egli avrebbe potuto evitare che i capi delle altre tribù firmassero il Trattato di Greenville, cedendo così ai bianchi quello che oggi è l'intero stato dell'Ohio e parte dell'Indiana. In seguito, ci fu un periodo di calma relativa, tra il 1795 e il 1809. Ma durante quegli anni, William Henry Harrison, un militare che divenne governatore del territorio dell'Indiana, usò liquori, arte oratoria e cerimoniali solenni per persuadere vari capi a cedere 50 milioni di acri di terreno. Dal 1805, Tecumseh si spostò tra le Appalachian Mountains e il Mississippi per convincere le altre tribù ad unirsi alla sua confederazione. Egli disse a Harrison: «Un tempo gli indiani erano un popolo felice, ma sono stati resi miserabili dai bianchi, che non sono mai soddisfatti, e avanzano continuamente. Essi ci hanno spinti dalla grande acqua salata fino oltre le montagne, e ora vogliono farci arrivare fino ai laghi. Ma noi siamo determinati a non andare oltre». I suoi discorsi, naturalmente, non fermarono l'invasione dei bianchi, e Tecumseh decise di fare uso del fervore religioso attraverso il suo giovane fratello, Tenskwatawa, chiamato il profeta Shawnee, e gli progettò di riformare le cattive abitudini che gli indiani avevano acquisito, abbandonando tutto ciò che l'uomo bianco aveva portato nella loro vita. Voleva tentare di costituire una grande confederazione che potesse includere tutte le tribù del territorio degli Stati Uniti. Nell'arco di 3 anni i fratelli costruirono Prophetsville, una città molto grande alla confluenza del fiume Tippecanoe nel Wabash, e avevano persuaso molti capi che quella era l'ultima chance per fermare l'usurpazione dei bianchi. Ma nel 1809, alcuni capi della Ohio Valley firmarono il Trattato di Fort Wayne, cedendo parecchie miglia quadrate di territorio. Tecumseh decise che era tempo di agire e disse a Harrison che avrebbe dovuto restituire la terra. Il governatore, naturalmente, rifiutò. Tecumseh pensò che la Confederazione non fosse ancora pronta per un'azione militare e si ritirò. Andò verso sud per l'accordo finale con diverse tribù che desideravano unirsi all'alleanza. Agenti indiani inglesi incoraggiarono un'insurrezione indiana contro gli americani. Nel 1811, Harrison decise di passare all'azione mentre Tecumseh si trovava in visita alle tribù del sud. Tecumseh aveva dato ordine a Tenskwatawa di non combattere contro Harrison, ma il governatore provocò una battaglia a Prophetstown. Sentendosi oltraggiato, il giovane guerriero imbracciò le armi il 7 novembre 1811, ma le truppe di Harrison vinsero con la battaglia di Tippecanoe. Il giorno successivo venne bruciata la grande città, centro della Confederazione. Gli americani avevano distrutto la grande alleanza.
Tecumseh portò molti indiani alla causa britannica e diede il suo aiuto per la conquista di Detroit durante la guerra del 1812, ma cadde il 5 ottobre 1813, durante la battaglia del Thames vicino al lago Ontario mentre incitava i suoi guerrieri. Se n'era andato il principale fautore dell'unità indiana, e non c'era nessuno in grado di rimpiazzarlo nell'opposizione alla colonizzazione ad est del Mississippi. Passò mezzo secolo, e i bianchi iniziarono ad apparire in massa ad ovest del Mississippi. Nuvola Rossa, nato circa 10 anni dopo la morte di Tecumseh, e i suoi sostenitori Oglala Sioux, erano intenzionati a parlare con i bianchi. Avrebbe potuto esserci la pace se l'uomo bianco si fosse ritirato dai territori di caccia Sioux rinunciando alla sua bramosia di potere.